Uno tra i fenomeni paranormali misteriosi e più inspiegabili, sono sicuramente le telefonate dall'aldilà, o meglio, persone defunte che telefonano ai propri cari dall'altra dimensione. È successo nel 2011 a Cassano nel Cilento, dove un ragazzo di 27 anni, Loreto Pipa detto Lori, Muore per un incidente stradale insieme alla fidanzata e viene tumulato con tutti i suoi effetti personali. Cellulare compreso. Dopo tre giorni sul telefono del fratello arriva una sua chiamata. Ma lui se ne accorge solo dopo qualche ora. A quel punto il congiunto si rivolge ai carabinieri per raccontare l'accaduto e subito. Il magistrato dispone d'urgenza la riesumazione della salma vista. L'eccezionalità del fatto, ma ovviamente Lori era morto e il suo cellulare spento, nessuna spiegazione razionale si è potuta dare a ciò che è accaduto, ma non è il solo caso. Ad esempio alcuni sperimentatori di fenomeni paranormali, sparsi un po' in tutto il mondo, i quali ricevono, nella propria lingua, Telefonate dal defunto pioniere delle voci Konstantin Raudive, con un timbro di voce del tutto simile a quello di quando era in vita. Alcuni dei destinatari di queste telefonate furono Jules E. Maguiar, Fischbach in Lussemburgo, Adolf Homs e Friedrich Malkoff in Germania, Aline Piget in Francia, Sonia Rinaldi in Brasile, Mark Macy e George Meek negli USA. Altra testimonianza di una donna che in piena notte ha un incubo spaventoso, dove sogna un'amica che non vedeva da tempo, affogare in una piscina, molto scossa dall'accaduto e preoccupata per l'amica, le telefona la stessa notte. Quando l'amica risponde la preoccupazione si smorza e le due donne conversano per svariati minuti per poi congedarsi con la promessa di risentirsi presto. Trascorsi alcuni giorni la donna ritelefona all'amica, ma dall'altro capo del telefono. Stavolta le risponde la madre che le comunica che la figlia era morta da oltre sei mesi, ed era quindi impossibile si fossero parlate al telefono. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli eventi di questo tipo che sono accaduti ed accadono sovente in ogni angolo della terra. Una testimonianza diretta posso darla io stessa. Quando mesi fa fui contattata da una donna che chiamerò Marianna, nome di fantasia, la signora mi scrisse tramite un messaggio sulla mia pagina Facebook, che dal cellulare di suo padre, defunto oramai da qualche anno, partivano delle chiamate dirette a lei o a suo marito senza che nessuno digitasse i numeri. Premetto che il cellulare del padre era stato dato alla madre di Marianna, anziana e che comunque lo utilizzava pochissimo e quasi esclusivamente per ricevere. Il cellulare era un vecchio modello Samsung con ancora la scheda telefonica del defunto. Quando la sera, la madre di Marianna lo riponeva sopra il comodino in ricarica e andava a letto. Il cellulare iniziava ad attivarsi da solo e continuava ininterrottamente a fare chiamate verso il numero di Marianna che, seppure scossa dall'accaduto, tentava di comunicare con lo strano interlocutore ma il chiamante risultava avere il numero privato, anche se era chiaro che partissero da quel cellulare. Perché il display si illuminava e appariva il numero di Marianna e a volte quello di suo. Marito. Dall'altra parte non rispondeva quasi mai nessuno e quando sembrava ci fosse qualcuno. Le parole erano confuse e i rumori di fondo impedivano di comprendere le parole. A volte la segreteria di Marianna partiva e rimanevano registrati strani suoni e interferenze di più voci incomprensibili che parlavano fra di loro. Marianna mi chiese aiuto per analizzare quegli audio che erano numerosi. Ne contai almeno 16. Quasi tutti con la medesima modalità e in diversi di questi file ho potuto estrapolare messaggi del padre. In particolare rivolti alla figlia. Ci sono molte peculiarità che accomunano questi tipi di contatti telefonici e che non possono lasciare indifferenti perché inevitabilmente fanno riflettere. Volendo restare con i piedi per terra e dare spiegazioni razionali bisognerebbe analizzare caso per caso e verificare modalità, apparecchiature e malfunzionamenti degli stessi, ed anche sperare nella buona fede di chi racconta gli eventi. Ma non bisogna neppure ignorare le tante analogie che confrontate con casi diversi e così distanti fra di loro nel tempo e nelle modalità, propendono per far pensare ad un'ipotesi di fenomeno paranormale, almeno in qualche caso. Ad esempio, questo tipo di chiamate arrivano quando meno ci si aspettano, quando siamo in una fase passiva. Cioè non pensiamo ad un'evenienza del genere o siamo a facce in in azioni differenti e del tutto discoste dall'aldilà. Provengono da numeri non identificabili e non rintracciabili neppure con le nuove tecnologie ad oggi a nostra disposizione. Hanno spesso uno squillo differente dalle chiamate normali. Addirittura la suoneria appare modificata e gli squilli prolungati in maniera anomala. Il chiamante non risponde o quando lo fa pronuncia poche frasi, spesso sottovoce o disturbate da altri rumori sovrastanti. Il chiamante, quando si esprime, lo fa con voce incolore apparentemente senza emozioni o inflessioni particolari e avverte di avere poco tempo a disposizione e di essere stato autorizzato a chiamare da qualcuno più in alto di lui. Le conversazioni sono brevi e tendono ad arrivare subito al focus. Ad esempio una donna americana ricevette una chiamata dal padre defunto che le comunicò alcune informazioni importanti che riguardavano l'eredità. Quindi le presunte entità che riescono o vengono autorizzate a comunicare con noi in questa maniera, hanno sicuramente qualcosa di importante da dire e ritengono che quello sia un metodo giusto per quella circostanza e per la persona che riceve. Insomma, un vero e proprio mistero. Ma anche qui, come in tutti i fenomeni paranormali o presunti tali, ci sarebbe davvero da scrivere manuali interi senza arrivare mai ad una spiegazione plausibile. Il caso dunque è ancora aperto.